Bene, oggi vediamo la correzione della verifica sulle espressioni con i numeri razionali in cupole frazioni, in sostanza. Cominciamo dalla prima. Fatemi copiare il testo. Andiamo a fine. Qui. Un po' più grande. Questo è il numero 1. Allora, qui abbiamo un'espressione che coinvolge diverse frazioni e due parentesi, la parentesi tonda e la parentesi quadra, d'accordo? La procedura standard vuole che cominciamo dalle parentesi tonde, quindi cominciamo all'interno. Qui all'interno della parentesi tonda c'è un 6-2. Qui posso semplificarmi la vita facendo prima l'operazione di sottrazione e dopo ricerco il minimo comune multiplo, anche se in realtà si può fare tutto in una volta sola, però 6 meno 2 fa 4. Quindi farò la somma tra 4 e un sesto, quindi avrò 5 quarti meno 2 terzi più, anche qui 7 e 4 posso farla subito, fa 3. Ok, così ho meno termini da sommare dopo, più 5 mezzi più un dodicesimo meno 4 e un sesto. Minimo comune multiplo è 6, ok? 6 per 4 24 più 1 che farà 25, chiudo tonda e chiudo quadra, d'accordo? Dopodiché andiamo avanti, 5 quarti meno 2 terzi più 3 più 5 mezzi più un dodicesimo meno 25 sesti, d'accordo? E quindi in questo modo adesso nella parentesi quadra ho quattro termini da sommare. I denominatori sono 2, 12 e 6, il minimo comune multiplo è 12. Quindi 5 quarti, questi li ricopio. Qui non serve più che riporto la quadra perché mi ritrovo con una frazione sola. Il minimo comune multiplo è 12. 12 diviso 1, 12 per 3, 36, più 12 diviso 2, 6 per 5, 30, più 1 meno 12 diviso 6, 2 per 25, 50. D'accordo? Quindi ottengo ricopio i primi due, ripeto, 5 quarti meno 2 terzi più, il numero comune è 12, e qui al numeratore mi trovo con un 17. Trentasei più 30, 66, più 67, meno 50, 17. Ultima somma, qui 3, 4 e 12, il minimo comune multiplo è sempre 12. 12 diviso 4 fa 3 per 5, 15. 12 diviso 3 fa 4 per 2, 8. E poi ho più 17. Ok? In questo caso ho al numeratore 24, al denominatore 12. La risposta, il totale è 2. Ci sono domande? L'unica cosa, appunto, qui io per semplificarmi la vita ho sommato subito i numeri interi. Se uno non lo fa, non è un problema, solo che hai più termini da sommare. Ok? È chiaro la differenza, non cambia nulla, però così se ho meno numeri faccio meno calcoli. E sommare gli interi è più facile. Domande? Passiamo velocemente al 2, fatemelo ricopiare anche questo. Qui invece erano coinvolte dei prodotti. Fatemelo mettere qui, un po' più in grande magari. Questo è il 2. Ok, qui si procede in modo analogo. Facciamo prima le parentesi tonde e poi via via quelle più esterne. Qui all'interno della quadra, la semplificazione, vedete che c'è 3 mezzi per 10 noni, qui si può semplificare subito, ok? Non serve che aspetto di fare le tonde, quindi qui fa 1, qui fa 3, rimane 1, qui rimane 5, qui avrò quindi 5 terzi. Più all'interno della tonda faccio la somma, il mio comune multiplo tra 3 e 5 è 15, 15 diviso 3 fa 5 per 2 è 10, meno 15 diviso 5 fa 3 per 1, 3, per 3 mezzi, più
qui all'interno della tonda il minimo comune multiplo è 30. Qui ho 30 diviso 3 fa 10 per 2 è 20, meno 30, 3 per 4 fa 120 e meno ancora 1. Non so se ci sto. Ok, risolviamo adesso le parentesi tonde. 10 meno 3 fa 7, fatto 15, 3 e 2. Qui semplifico prima di fare il prodotto, questo 3 e questo 15 possono essere semplificati. Poi qui ho sotto c'è 30, 20 meno 120 meno 1, meno 120 meno 1 fa meno 121, che più 20 fa meno 101. Ok, in conseguenza avremo 5 terzi più 7 per 1, 7 e 2 per 5, 10. Qui posso lasciare il più meno 101 oppure meglio, cambiamo il segno, questo meno, scusate, questo meno lo porto davanti alla frazione, quindi più meno diventa meno 101 fratto 30. Qui se sommo le due frazioni la parentesi quadra non serve più, il minimo comune multiplo è 30. Ok, 30 diviso 3 fa 10 per 5 è 50 e qui 30 diviso 10 fa 3 per 7 è 21 meno 101 trentesimi, fatemi controllare. Quindi avremo qui i denominatori sono gli stessi, quindi il calcolo è abbastanza facile. 30, riporto il numeratore, 50 più 21 meno 101. Quindi qui viene meno 30 fratto 30, cioè meno 1. Domande? Tutto chiaro? Passiamo al 3, eccolo qui, questo anche se si trattava solo di una divisione, è un'espressione molto semplice questa, fatemi fare pagina nuova, ok, questo era il terzo, si tratta di una divisione tra due frazioni, comprimo una somma, quindi all'interno della prima parentesi sommo le prime due, quindi qui abbiamo il minimo comune multiplo tra 5 e 2 è 10, 10 diviso 5 fa 2 per 2 è 4, poi riporto il segno meno, 10 diviso 2 5 per 3 è 15, poi diviso, qui ho il minimo comune multiplo è 2, 2 per 3 fa 6, meno 7. Quindi abbiamo nella prima parentesi 4 meno 15 che fa meno 11 decimi, diviso 6 meno 7 che fa meno 1, quindi ho meno un mezzo. Qui conviene trasformare la divisione in moltiplicazione, quindi ho meno 11 decimi per il reciproco della successiva, cioè quindi scambio il numeratore e il denominatore, quindi ho meno 2 fratto 1, cioè 2 in sostanza. Qui meno per meno fa più. Ok? Il 2 e il 10 si possono semplificare, qui fa 1, qui viene 5, viene quindi più per, scusate, meno per meno fa più. 11 per 1 11, 5 per 1 5 più 11 quinti. Domande? Bene, passiamo alla, se non mi ricordo, la 4, se non mi ricordo male, sì, ok, quella qui, copiamo, pulisco un po', scusate, questa è la 4, allora, qui abbiamo operazione di, attenzione, potenza, moltiplicazione e divisione. Ok? Allora,
Attenzione, qui nella prima parentesi quadra abbiamo due potenze che hanno esponenti uguali ma basi diverse. Quindi qui utilizziamo questa proprietà. A alla n per b alla n, quindi se ho due potenze con basi diverse ma stesso esponente, posso fare prima il prodotto e dopo la potenza. Ma la potenza rimane la stessa. Non devo sommare gli esponenti perché le basi sono diverse. Ok, quindi quadra, tonda. Qui il segno meno possiamo anche lasciarlo o togliere, indifferente perché l'esponente è pari. Quindi meno 3 quinti per 5 noni alla quarta, per il resto lo copio, meno un terzo alla settima, chiusa quadra, diviso. Qui ho una potenza di potenza. Meno un terzo alla 5 alla 2, faccio il prodotto degli esponenti, quindi scriverò meno un terzo, la base rimane identica, alla 5 per 2 che fa 10. Ok? Qui all'interno, adesso dentro la parentesi tonda, posso semplificare il 5 col 5 e il 3 col 9. E vedete che mi rimane adesso la stessa base nelle due potenze. Le riscrivo per chiarezza. Ho meno un terzo alla quarta per meno un terzo alla settima. Poi diviso meno un terzo alla 10. Qui mi conviene quindi mantenere il segno meno, così ho le basi uguali. Nel prodotto faccio la somma degli esponenti, quindi qui la parentesi quadra non mi serve più, la base è meno un terzo alla 4 più 7 che fa 11, diviso meno un terzo alla 10. Qui ho una divisione tra due potenze che hanno la stessa base, faccio la differenza degli esponenti, quindi ho meno un terzo alla 11 meno 1 che fa 1, di meno 10 che fa 1, scusate, quindi ho meno un terzo. Meno un terzo alla 1 si lascia meno un terzo, insomma, in sostanza. Ok? Prego? Perché qui uso, ecco, fatemi fare una parentesi qui, se ho A alla n diviso A alla m, il rapporto è la potenza che ha la stessa base con la differenza degli esponenti. La base rimane identica. Non cambia né in valore né in segno. Però deve essere la stessa. Qui ho meno un terzo e meno un terzo. Indifferente quale valore ha, rimane identica. Non devo moltiplicare un terzo e questo un terzo e questo un terzo. Ok? Attenzione, chiudiamo questo e passiamo, cos'era il 5 se non sbaglio, sì. Dove ce l'ho? Devo trovare un modo più veloce per scrivere. Eccolo qui. Qui nel 5 c'erano gli esponenti negativi. Comunque anche questa era abbastanza corta, tutto sommato. Ok, questo è il 5. Qui abbiamo potenze di potenze con esponenti in alcuni casi negativi. Qui quindi ho 2 terzi alla meno 1 alla 2, moltiplico gli esponenti, per un mezzo alla meno 2, un terzo alla 3 e attenzione, diviso 3 quinti alla 0. Una potenza con esponente nullo dà sempre 1. Quindi diviso 1 è come se non ci fosse. Ok? Quindi abbiamo 2 terzi alla meno 1 per 2 che fa meno 2, per un mezzo alla meno 2, per un terzo alla terza, diviso 1. Il diviso 1 non mi cambia nulla, che dividere per 1 significa mantenere il numeratore. D'accordo? Tutto chiaro? Perfetto. Qui non posso usare le proprietà delle potenze particolari. Perché? Perché ho basi diverse, ma ho l'esponente uguale.
Quindi mi conviene utilizzare questa, la prima che avevamo usato l'altra volta, quindi qui posso comunque operare in questo modo. Metto tutte e due le potenze dentro la stessa, le due frazioni, scusate, dentro la stessa potenza, quindi ho 2 terzi per 1/2, tutto alla meno 2, per 1/3 alla terza. Qui 2 e 2 si semplificano, quindi mi ritrovo con 1/3 alla meno 2 per 1/3 alla terza. Qui ho la stessa base in entrambe le potenze, quindi sommo gli esponenti, meno 2 più 3 che fa 1. 1/3 alla 1, per gli amici 1/3. Ditemi se non è chiaro, perché io tendo a essere veloce, perché vorrei riuscire a fare tutto in quest'ora. Ok? Siamo al 6, giusto? Prego? Sì, certo, potete anche rivederlo, sì. L'avete già visto, ma ve le ridò senza dubbio. Dovremmo arrivarti al 6. Eccolo qui. La fine. L'esercizio numero 6. Qui c'era anche qui potenza con esponente negativo. Qui però le frazioni, attenzione, sono due, che vanno trattate separatamente e poi sommiamo alla fine. Qui si usa, cioè viene coinvolto le potenze con esponente negativo, quindi se ho A alla meno n, con A ovviamente diverso da 0, questo posso pensarlo come 1 fratto A alla n, o se preferite 1 su A alla n. Di conseguenza 2 alla meno 1 è 1/2, più 2 alla meno 2 è 1/4, ma il segno più rimane, attenzione, non è che l'esponente negativo altera il segno della base, qui A rimane A, non cambia segno A, si invertono solo numeratore e denominatore, quindi se qui c'è più rimane più, okay? Se qui c'è meno rimane meno, quindi il denominatore è 1/2 sempre, meno 1/4, 2 alla meno 2 fa 1/4, poi ho più 2 alla 3 per 2 alla 7 fa 2 alla 3 più 7 che fa 10, diviso 2 alla 11. Qui nella seconda frazione 2 alla 10 diviso 2 alla 11, questo fa 2 alla 10 meno 11 che fa meno 1, cioè 1/2. Qui a sinistra poi invece sommiamo le due frazioni del numeratore e le due del denominatore, minimo comune multiplo qui è 4, 4 diviso 2 fa 2 per 1, 2 più 1, e sotto avrò sempre numero comune multiplo 4, quindi ho 2 meno 1 più 1/2. 2 più 1 fa 3, quindi ho 3 quarti, 2 meno 1 fa 1, quindi diviso 1/4 più 1/2. Quindi qui ho la prima frazione, 3 quarti, per l'inverso della seconda, visto che è una divisione, che è 4 più 1/2, quindi ho 3, 2 e 4 si semplificano, 3 più 1/2, per gli amici 7 mezzi. 3 per 2, 6 più 1, 7. Ok? Ci sono domande? E siamo al numero, non mi ricordo più, 7. Ok, che era quello forse un pochino più laborioso. Eccolo qui. Qui c'è, questo è un 2, scusa, questo è un 2,
6, questo è 9. Ok? Qui in questa espressione appaiono alcuni numeri decimali periodici, cioè 0,3 periodico, 2,3 periodico e 8, 0,83 col 3 periodico. D'accordo? Beh, cominciamo col primo, 0,3 periodico, è un numeratore dove ho al numeratore il numero senza periodo, senza virgola, quindi 3, meno quello che c'è prima del periodo, che è 0, diviso 9 tante cifre quanto sono il periodo, quindi 3 noni che fa un terzo. Ok, poi lo ritrovo anche dopo, non serve che lo rifaccio, quindi questo e questo valgono entrambi un terzo. Occupiamoci adesso del 2,3 periodico. Qui abbiamo il numero senza virgola, senza periodo, come vi dicevo prima, quindi 2,23 meno il numero che ottengo ignorando la virgola e togliendo la cifra sotto il periodo, in questo caso quindi 2, diviso tanti 9 quanto sono le cifre del periodo, in questo caso 9, quindi avremo in questo caso 21 noni, che posso semplificare per 3, 7 terzi. Ok, poi questo era questo qui. Poi ne mancava un altro, questo è 0,83 periodico. Abbiamo quindi il numero senza periodo e senza virgola, 8,3, meno quello che c'è davanti al periodo, che è 8, diviso tanti 9 quante le cifre del periodo, 1, tanti 0 quanti le cifre dell'antiperiodo, che è 1, 0. Ok? Quindi qui viene. Mi viene 75 noni e 90esimi, scusate, che possiamo semplificare per 5 e viene 5 sesti. Se non ricordo male, fatemi controllare. Sì. Ok, quindi metteremo un terzo al posto di 0,3 periodico, 7 terzi al posto di 2,3 e 5 sesti al posto di 0,83 periodo. D'accordo? Quindi fatemela ricopiare. Io me l'ho riscritta qui per semplicità, quindi la riscopio da qui. E viene, allora, di frazione lunga, 1 più 9 mezzi per, parentesi quadra, parentesi tonda, un terzo meno un settimo. Fatemi controllare. Sì. Diviso un terzo meno 5 fratto 21, chiuso alla seconda. Al denominatore abbiamo 22 terzi più un mezzo per parentesi quadra, parentesi tonda, 5 sesti più un quarto, chiusa tonda, diviso 13 sesti più un mezzo, chiusa quadra, per 7 terzi più un mezzo. Attenzione, punto importante, questo 1 e questo 9 mezzi non sono sommabili, perché il 9 mezzi è moltiplicato per tutta l'altra la parentesi, quindi non posso sommare questi due, perché la moltiplicazione viene prima della somma. Okay, quindi prima svolgo la parentesi e dopo farò il prodotto, e dopo ancora la somma, non il contrario. La gerarchia delle operazioni è questa, d'accordo? A meno che le parentesi non dico qualcosa di diverso. Quindi adesso dovremo sommare le frazioni dentro le tonde e copiare il resto. Quindi viene frazione lunga 1 più 9 mezzi quadra. Nella tonda cosa mi ritrovo? Beh, 3 e 7, il numero comune è 21. D'accordo? Quindi ho 7 meno 3 diviso un terzo, come dire, moltiplicato per 3, meno 5 su 21, chiuso la seconda, per il denominatore ho 22 terzi, più anche qui questo più un mezzo, non posso sommarlo col 22 terzi, perché un mezzo è moltiplicato per la parentesi, mentre i 22 terzi no. Per farlo qui avrei dovuto avere una parentesi, come anche sopra, invece non c'è. Quindi quadra, qui abbiamo 5 sesti più un quarto,
denominatore comune è 12, qui ho 10 più 3, qui diviso 13 sesti posso cambiare moltiplicando per 6 tredicesimi, poi più mezzo chiuso quadra per 7 terzi, questo è un 3 più ancora un mezzo. Andiamo avanti. 1 più 9 mezzi quadra, 7 meno 3 fa 4, 4 fratto 21. Qui abbiamo diviso un terzo, che è come dire per 3, meno 5 fratto 21 chiusa quadra al quadrato. Sotto abbiamo 22 terzi più ancora un mezzo. Qui abbiamo 13 dodicesimi per 6 tredicesimi più un mezzo, per 7 terzi più un mezzo. Qui 2 tredici vanno via, il 6 va via con 10, rimane 2, quindi ho un mezzo più un mezzo. Ok? D'accordo? Qui al numeratore potrei in teoria semplificare questo 3 col 21, però è controproducente perché se lo faccio poi devo ricalcolare un nuovo minimo comune multiplo, mentre adesso i due denominatori hanno lo stesso valore. Quindi mi conviene fare 3 per 4 piuttosto che semplificare. Quindi ripeto, 1 più 9 mezzi, 3 per 4 12 ventunesimi, meno 5 ventunesimi, chiudo la seconda. Qui ho 22 terzi più un mezzo, qui mi rimane un mezzo più un mezzo che fa un, che farà poi 1 per 7 terzi più un mezzo. E quindi abbiamo 1 più 9 mezzi per, conto è 21, 12 meno 5 fa 7, 7 ventunesimi alla seconda, diviso 22 terzi più un mezzo, per un mezzo più un mezzo fa 1. Per 7 terzi più di nuovo un mezzo. Qui il 7 e 21 è semplificabile, qui rimane 1, qui mi rimane 3. Quindi ho un terzo alla seconda, quindi qui ho 1 più 9 mezzi per un terzo alla seconda fa un nono. Questi due 9 vanno via, mi rimane 1 qua e 1 qua. Sotto mi rimane 22 terzi più un mezzo per 7 terzi più un mezzo. Qui al numeratore quindi ho 1 più un mezzo che farà 3 mezzi, diviso, qui abbiamo il denominatore comune tra 3 e 2 è 6, quindi 6 diviso 3 fa 2 per 2 è 44, più 6 diviso 2 3 per 1 3, ok? E di nuovo 7 terzi più un mezzo. Mi rimane al numeratore 3 mezzi, qui ho 47 sesti per 7 terzi più un mezzo. Qui abbiamo la divisione di due frazioni, quindi prendo il numeratore 3 mezzi per l'inverso del denominatore, 6 su 47, per ancora 7 terzi più un mezzo. Quindi qui abbiamo 6. Scusate, un secondo, 2, ecco qua, facciamo così, 2 per 3 che fa 6, diviso 6 va via, poi rimane 3 per 7 che fa 21, diviso 47 più un mezzo, e mi veniva il totale di minimo comune multiplo era 94, il doppio ovviamente. 42 più 47 e quindi il totale viene 89,94, un numero piuttosto strano, ma in è quello che è. Domande? Mi dispiace perché tutto giusto per sbagliare subito per il testo. Questo è 70. Se abbiamo, sì, ce la facciamo, vediamo anche l'ultimo. Dopo un secondo di pazienza che lo recupero, eccolo qui.
Io alla fine. Tiro l'otto. Ok. Allora qui più o meno abbiamo le stesse difficoltà del precedente, solo che questa volta la frazione è doppia, cioè un numeratore e anche un denominatore con i calcoli associati. Qui al numeratore di questa frazione abbiamo una parentesi quadra con esponente meno 1, quindi qui alla fine invertiremo numeratore e denominatore, ok? E diverse parentesi tonde con delle somme di due termini in ciascuna, quindi prima faremo queste e poi le potenze, idem a denominatore. Quindi partiamo, frazione lunga, il numeratore abbiamo allora, 2 più 1 mezzo, il numeratore comune è 2, 2 per 2 è 4 più 1, la seconda per 3 meno 4 terzi, qui il denominatore è 3, 9 meno 4 alla seconda per, qui attenzione, ho tutti e due lo stesso segno, meno 1 meno 1 quinto, quindi ho 5, qui viene meno 5, meno 5, meno 5, meno 1 alla seconda, alla meno 1, tutto diviso, parentesi tonda, meno 1 più 5 quarti alla seconda, qui ho meno, sotto c'è un mezzo per meno 1 alla meno 2, il coefficiente, l'esponente negativo cambia solo l'ordine numeratore denominatore. Il segno meno viene tolto dal fatto che il 2 è un numero pari, quindi qui facciamolo per gradi, abbiamo, invertiamo prima numeratore e denominatore, quindi abbiamo meno 3 alla seconda, più un quarto alla seconda lo lasciamo così, poi per 1 meno 3 ottavi, qui sommo le due frazioni, qui ho 8 meno 3 che fa 5, alla meno 2, e ancora diviso 1 meno 3 quinti, le sommo, qui ho 5, quindi ho 5 meno 3 che fa 2 alla seconda, e poi ancora meno 5 mezzi, non so se riuscite a vedere bene, speriamo di sì. Ok? Allora torniamo al numeratore, abbiamo 4 più 1, 5 Però, mezzi. Prego. ma lei alla fine Un istante solo, un istante solo, un istante solo. dell'espressione era 4. Ok, prendiamo. Allora, qui abbiamo 4 più 1, 5 mezzi alla seconda, per 5 meno, 9 meno 4 fa 5, quindi 5 terzi alla seconda, per meno 5, meno 1, meno 6 quinti alla seconda, tutto alla meno 1. Poi fratto, e abbiamo, scusate un secondo, al denominatore abbiamo un mezzo per meno 3 alla seconda fa 9, quindi 9 mezzi, più, qui possiamo lasciare un quarto alla seconda, per, qui abbiamo 8 meno 3 che fa 5 ottavi, ma siccome c'è la meno 2 posso scrivere 8 quinti alla seconda, invertendo il numeratore e denominatore. Poi diviso 5 meno 3 che fa 2 quinti alla seconda e ancora meno 5 mezzi. E qui ho per, qui lo abbrevio un poco, dove ero diviso, sopra c'era un diviso, meno 1 più 4 quinti, che fa meno un quinto alla seconda. Fatemi controllare, sì. Ok, ci siamo? Bene. Qui al numeratore ho tre potenze, tutte con lo stesso esponente. Posso mettere tutte dentro la stessa parentesi e tenere l'esponente 2 fuori. Così posso semplificare. Quindi faccio quadra, un'unica tonda,
Il segno meno qui posso ignorarlo perché l'esponente è pari. Quindi questo esponente pari cancella il segno. Quindi ho, scusate, 5 mezzi per 5 terzi per 6 quinti, tutta la seconda, tutta la meno 1, diviso meno un quinto fa per meno 5 alla seconda. Quindi qui abbiamo 2, 3 che fa 6, che si semplificano con questo, un 5 che va via con 5, e mi rimane sopra 5 alla seconda alla meno 1 per meno 5 alla seconda. Ok? Sotto ho di nuovo il 9 mezzi più, anche qui ho tutto sotto la potenza 2, quindi metto sotto un'unica potenza, ho un quarto per 8 quinti. Qui avrei diviso 2 quinti, faccio per 5 mezzi, la seconda meno ancora 5 mezzi. Quindi al numeratore abbiamo 5 alla seconda alla meno 1 per meno 5 alla seconda e sotto 9 mezzi più, qui abbiamo, allora, e questo 5 si semplifica con questo 5, 2 per 4 fa 8 che vanno via con l'8. Quindi mi rimane 1 alla seconda che fa 1 meno 5 mezzi. Allora, al numeratore adesso ho 5 alla seconda alla meno 1 che fa 5 alla meno 2 per, qui il segno meno posso anche togliere perché l'esponente è pari, quindi qui ho 5 alla 2 che fa 5 alla 0, quindi viene 1. E sotto abbiamo 9 mezzi più 1 meno 5 mezzi. Di conseguenza avrò 1 e sotto abbiamo 9 meno 2 meno 5. Quindi ho 1 fratto 9 meno 2 fa 7, meno 5, scusate. Questo era un più 2, quindi viene 3. Ok, per cui no, 6, scusatemi tanto, ho sbagliato un secondo. 9 e 2 fa 11, meno 5 fa 6, scusate. Quindi viene 1 fratto 3, cioè un terzo. E questo conclude la prova. Sono domande? Allora mi fermo qui.